agosto, calda la spiaggia e caldo il mare. Buongiorno e bentrovati, cari amici, a questo speciale La Notizia. Oggi siamo in compagnia, come sempre, dell'amico Pietro Mazzuca, saggista d'inchiesta, che salutiamo. Buongiorno, buongiorno a tutti. In questa vigilia, in questo ferragosto caldo, che come tutti gli altri ferragosto, molto caldo, specialmente qui al sud, questi cambiamenti climatici che ci raccontano, ad agosto è sempre stato il mese più caldo dell'anno. Non dimentichiamo, parliamo di Solleone. Ad agosto parliamo del Solleone. Solleone. Quindi, come già anticipato il nostro amico Pietro, oggi siamo alla vigilia del Ferragosto. Ferragosto è sinonimo di vacanza, di gita fuori porta, di giornata al mare, di notte e poi la giornata al mare, perché molti scelgono di fare il bagno a mezzanotte e quant'altro. Ma il nostro speciale vuole raccontare un po' la storia del Ferragosto. Cos'è il Ferragosto? Da dove nasce? Quello che i libri ci dicono e quello che i libri non ci dicono, poi ce lo dirà l'amico Pietro. Allora, i libri di scuola, i libri della Chiesa, perché poi il Ferragosto non è solo una festività profana, pagana, ma è anche una festività religiosa. All'inizio il Ferragosto era individuato come i primi 15 giorni del mese di agosto, che erano le cosiddette ferie augusti, che erano legate al riposo dell'imperatore Ottaviano Augusto. Successivamente poi la Chiesa ha adottato la data del 15 agosto per festeggiare l'Assunzione di Maria, vale a dire la morte e la risurrezione del mondo dell'aldilà della Madonna, quindi di Maria. Allora, Pietro, questo è quello che fino ad oggi, sui libri di scuola, ai catechismi, in chiesa, ci raccontano e ci dicono, e che noi leggiamo, abbiamo sempre letto e che tuttora ancora si legge. I nostri figli, tutti, hanno questa cultura sul nome e l'origine del Ferragosto. Dacci un po' tu delle particolarità, delle notizie che a noi sono sfuggite o che non ci hanno raccontato. Hanno mai raccontato. Ancora buongiorno, buona vigilia di Ferragosto. Lo facciamo oggi perché domani penso che siate tutti al mare, poi magari lo rivedrete nei prossimi giorni. Guardate, io sono contento quando faccio questi speciali perché racconto delle cose che in genere non si sentono. E cominciamo perché il Ferragosto. Partendo da un proverbio meridionale, agosto è capi virna, significa che agosto, da agosto inizia, finito agosto, inizia l'inverno. Personalmente lo vivo un po' come il sabato del villaggio, ricordate che Pascoli lo raccontava come l'attesa del dì di festa. Ecco, agosto è il sabato del villaggio che cerca di dirci che sta per finire il periodo festivo, ma inizia quello autunnale invernale. La natura si addormenta e si prepara per un nuovo risveglio a primavera. Ma perché si dice Ferragosto? Ferragosto aveva origine dalla un'antica tradizione dei consualia, delle feste che si celebravano alla fine dei raccolti in onore del dio Conso, protettore della fertilità e della terra. In tutto l'impero romano, evidentemente, si organizzavano dei giochi, corse ai cavalli e di altri animali, lotte, quello che c'era in quel periodo. Ma il mese di agosto era anche un mese in cui purtroppo i contadini dovevano porgere i loro auguri ai proprietari terrieri
ufficialmente in segno di buon auspicio per la Corte successiva, ufficiosamente per dimostrare che erano dei servi, se non degli schiavi. Ecco, questo è il primo step che vi do. Il riposo di agosto era veramente il primo d'agosto, ma i giorni di riposo erano praticamente una ventina. Dal primo d'agosto, cominciavano queste ferie auste, si celebravano i Nemoralia, che cadevano esattamente dal 13 al 15 d'agosto, in onore della dea Diana. Poi ci stavano i Vinaria Rustica, che cadevano il 19 agosto, in onore del raccolto dell'uva. Ma i consuali veri e propri, quello dedicato al Dio Consul che ne parlavamo prima, era la fine di agosto. Il 21 agosto era dedicato al Dio Consul, come dicevo, che era un dio della fertilità e del seme del grano che dopo si andava a seminare a ottobre, primi di ottobre, fine di ottobre, secondo di dove si trovava il terreno. Il giorno dei sacrifici, sacrificio animale, anche se in epoca antecedente ai romani si facevano anche sacrifici umani, ma ai romani no. Questo è quello che si vedeva. Ma Ferragosto aveva anche un grande, grande valore esoterico e astrologico. Infatti, il 15 agosto, Sirio, conosciuta anche come Stella del cane, diventa visibile in cielo e rappresenta astrologicamente e nelle convinzioni dell'epoca, ma veramente anche oggi, il momento di riposo. È una stella legata al femminile come Iside e attenzione, e la Vergine Maria. Non hanno inventato nulla. Ferragosto è un momento perfetto per raccogliere le energie del femminio, rappresentate dalla grande madre che si concretizza in divinità, sia femminili come la Diana romana, che maschili come Lug, il dio del sole celtico, che viene celebrato durante il Lugsdag, festa del raccolto estivo nei paesi nordici. Questa festività, dovete sapere, è legata fortemente al fuoco e all'acqua, intorno alla quale, ai quali ruotano i suoi riti, tutti i riti magici intorno al fuoco e all'acqua. Sono due elementi essenziali, due elementi opposti che in realtà sono entrambi volti alla purificazione ancestrale. Quindi questo è uno degli aspetti esoterici più importanti. Durante Ferragosto si accendevano grandi falò, quindi non è un'invenzione di oggi, per scacciare gli spiriti e propiziarsi il sole che donasse la sua luce ancora per lungo tempo. Sono quindi rituali che facciamo ancora oggi per esorcizzare le paure legate all'inverno, all'inferno che rappresentava la morte biologica e la stasi nei terreni. E riflettendoci bene, questo bisogno di chiamare la luce vive ancora nei fuochi d'artificio che, partendo dalla Cina, più dall'estremo oriente, li abbiamo appresi anche noi, popoli occidentali, e che in questi periodi sono ancora più frequenti, esorcizzare la luce. Questo per quanto riguarda il fuoco, ma per quanto riguarda l'acqua, invece, l'usanza di immergersi nel mare, nei fiumi e nell'acqua, rappresentava la purificazione. Ecco, purificarsi nell'acqua. In quanti avete sentito, penso tutti, che ancora oggi in India ci si purifica nelle acque del Gange, ma ci si purifica in tutte le acque, non a caso anche un movimento politico italiano si vuole purificare nelle acque a Pontida.
Sono tutti riti magici, riti legati a tante tradizioni, magari orfiche, magari celtiche, magari orientali, ma è lo spirito emozionale che l'ha stimolato e quindi si parla di fertilità e purezza, del riposo e il rinnovamento delle energie interiori. Tutto ciò naturalmente in vista di un raccolto che inizia a propiziarsi in autunno. Esotericamente, naturalmente, l'acqua e il fuoco convivono in questo rituale e comunque, anche se sono opposti, creano un principio di equilibrio racchiuso nel ventre della natura. Tutte queste cose erano note anche nella Chiesa che si è inventata l'assunzione di Maria al cielo, che non è altro che la trasposizione di quello che gli antichi chiamavano la Grande Madre, dagli Anunnaki in poi. Ecco, riuscire a far capire che non è stato inventato nulla. Io non voglio dissacrare la fede, per carità, ci mancherebbe, se uno ci crede va bene, ma non possiamo tacere. Cosa c'era prima? Non possiamo dimenticare quello che c'era prima. Prima che la Santa Madre Chiesa, per sradicare alcune radici esoteriche, quello che succedeva nei tempi, da Oriente a Occidente, dove si ragionava guardando le stelle, guardando il sole e soprattutto la luna. I contadini che sapevano che seminare, raccogliere, travasare il vino, insomma, tutte queste pratiche bucoliche dovevano essere fatte seguendo le fasi lunari, perché i liquidi e tutto ciò che sono i semi subiscono un'influenza importante da parte della luna e quindi dalle fasi lunari, che così come fanno sulle maree, così come fanno sul nostro corpo. Guardate che la scienza medica non vuole ammetterlo, ma i casi di infarto, i casi di malattie cerebrali che sono importanti, nefaste per il nostro corpo, si concentrano nella fase lunare di massima crescita della luna. Beh, insomma, era un fatto assolutamente riconosciuto. E chiudo con una nota di colore. Nel regime fascista, dal 13 al 15 di agosto, si organizzavano per non far pensare il popolo, ecco, non perché volessero fargli un favore, si organizzavano diverse gite popolari e con offerte gratis ferroviarie che permettevano ai cittadini, volendo, di poter visitare diverse località italiane. Ripeto, non certamente per magnanimità, ma per distrarre il popolo. Questo popolo che viveva bene quando stava tranquillo nei propri territori e osservando le stelle, riusciva a tenere ben saldi i piedi per terra e a condurre una vita, certo, più faticosa, certo, meno lunga, ma certamente più sana, certamente più tranquilla, dove i valori etici, i valori morali, i valori importanti nella vita, pur breve, di un uomo, erano salvaguardate. Ma la grande madre, la grande dea, la grande madre terra è sempre stata al centro di tutti questi ragionamenti, di tutte queste pratiche esoteriche. E il 15 agosto era uno di quei giorni in cui la grande madre terra doveva essere ossequiata. Allora la Chiesa ha detto: beh, facciamo questa altra cosa, ci inventiamo il dogma
della Madonna assoluta. Io rispetto la fede, rispetto i dogma, però su certe cose proprio non ce la faccio a dirvi va bene, non esiste, non ci credo, non è possibile. Ma ognuno crede a quello che gli pare. Buon Ferragosto a tutti noi. Allora, grazie Pietro per questa tua presentazione del vero significato del Ferragosto, di quanto di vecchio è stato poi trasformato nel nuovo senso del significato del Ferragosto. Cosa dire a tutti coloro che ci ascoltano? Buon Ferragosto a tutti domani, buon bagno, buona continuazione di vacanze a chi è in vacanza, a chi purtroppo deve lavorare. Auguriamo lo stesso, buon Ferragosto e alla prossima. E mi raccomando, i fuochi che siano di purificazione, così come il bagno a mare, nei fiumi, nei laghi. Acqua e fuoco sono rigeneratori o rigeneratori. Fate come vi pare. Arrivederci. Arrivederci, alla prossima. Vamos alla prossima.